Ebbene, anche considerando diciamo, dei flussi turistici molto ridotti, si va a stimare per le zone interne ricadute intorno ai 30, 40, 50 miliardi proprio derivanti dal soggiorno in aree protette, soggiorni anche minimi, 3, 4, 5 giorni. Ebbene, ricadute diffuse, economia diffusa, questi sì momenti di crescita, crescita forse più tranquilla, più controllata, più lenta, però crescita duratura. Andiamo a vedere cosa è successo nel parco d'Abruzzo o in tante altre aree protette che realmente funzionano, non aree protette che vivono soltanto sulla carta. Ebbene, viceversa, quello che noi ci troviamo ancora oggi sulle nostre coste corrisponde, mi dispiace che non tutti possano vedere, corrisponde a queste cose, a queste splendide banconate di appartamenti. Queste sono cose che vengono fatte adesso, non sono state fatte negli anni 70. Questo ci costringe a ragionare su dati concreti, dati di fatto. C'è chi oggi propone 1, 10, 100, 1000 masterplan, evviva, mutiamo gli slogan, e non soltanto gli ecologisti possono essere accusati di fare da sloganificio. Bene, però andiamo però a vedere concretamente che cosa comporta questo dato di fatto. Comporta veramente da una parte un consumo del territorio notevole, un consumo della nostra risorsa primaria, e mi pare che questo sia emerso un po' negli interventi di tutti quanti, e comporta anche una seria ponderazione degli interessi in gioco. Bene, questa seria ponderazione, frutto compromissorio, noi stessi come ecologisti siamo stati i primi a dirlo, viene dalle leggi, e le leggi esistono, le leggi operano per tutti quanti, perché altrimenti non sarebbero leggi, sarebbero opinioni. Ebbene, allora noi ci troviamo davanti una normativa di tutela, una normativa di pianificazione territoriale, che seppure per certi versi non ci va bene, diciamolo francamente, quando individua delle zone 2D con asterisco, come quella appunto di cui questa sera abbiamo parlato, in realtà zonizzazione che, diciamo così, sottace quella che è la verità, cioè una non pianificazione, perché l'impianificazione non vi è stata, in attesa di un futuro eventuale accordo di programma. Non ci possono neanche andare bene magari i ritaglini di zone edificabili all'interno di compendi unici da tutelare, posso citare da capo spartimento a tantissime altre zone. Oppure dobbiamo andare a ricordare anche delle discussioni in vero abbastanza tristi che avvennero in Consiglio regionale proprio con l'approvazione della legge regionale 23 del 93, quando si andava a parlare di tutela di compendi sabbiosi, sì, però non quelli che hanno una vegetazione artificiale. Quale? Quella con gli alberi di Natale di plastica, non lo so, tutti gli alberi o sono naturali o viceversa sono di plastica, di qualche altro materiale. Per cui noi ci troviamo adesso delle zone effettivamente da tutelare, addirittura che la regione stessa propone come da inserire nella direttiva Habitat, la 9243, cioè la tutela dei siti di importanza comunitaria, attraverso cui si accede adesso, si accederà ai finanziamenti LIFE. Ebbene, queste zone sono però considerate edificabili, ritagli edificabili, dune, boscate edificabili. Arriviamo a questi livelli. Devono dimostrare che sono alberi artificiali, giustamente, suggerisce Torino del sì. Vabbè, ci proveranno sicuramente, ma allora però, davanti a queste prospettive, davanti a queste cose, una azione regionale, politica e amministrativa non può prescindere da degli obiettivi su che cosa realmente noi vogliamo fare della nostra risorsa ambiente. Capisco che il momento sia politico che amministrativo sia molto difficile, complesso, un consiglio regionale spaccato, diviso, ma purtroppo questo è un dato di fatto fondamentale. Dobbiamo sapere esattamente dove vogliamo andare. Questo è stato un suggerimento ben preciso da parte di migliaia e migliaia di cittadini. Oggi noi ci troviamo davanti quello che viene considerato, io personalmente non lo ritengo così, il nemico numero uno degli ambientalisti, assolutamente no. Si tratta di una proposta di intervento, di investimento, una proposta di intervento immobiliare. Ebbene, come tale va vista, va valutata. E allora, se noi ci dobbiamo proporre da una parte l'allungamento della stagione turistica, noi vediamo che qui ci ritroviamo però ancora delle utilizzazioni temporali, tradizionali, 40 giorni per una villa. Ebbene, di queste ville, di queste seconde case, di appartamenti, noi ce ne troviamo 2000 come ville, 1900 come appartamenti, il 77% della volumetria proposta.
Posso capire che si tratti di un investimento immobiliare, capisco di meno che si tratti di un investimento, tra virgolette, turistico per quanto riguarda la collettività sarda, non per quanto riguarda l'imprenditore. La valutazione su cui noi ci dobbiamo porre è la valutazione della collettività sarda. Quella dell'imprenditore è perfetta, legittima, sacrosanta, ma non è corrispondente, non è automaticamente corrispondente con quella della collettività sarda. Ci troviamo davanti appunto a tutta una lunga serie di numeri, io non ve li ripercorro per carità, ne ho sentito tantissimi, potremmo anche generare ulteriore confusione, però un numero mi sembra molto importante. Il numero relativo alla cosiddetta antropizzazione del territorio non è solo quella dell'area di Serie dove sorgono le costruzioni, il 2%, per carità, giustissimo. Ma questa ne dobbiamo sommare le strade, dobbiamo sommare gli impianti tecnologici, i curatori, via, così via. Dobbiamo sommare parcheggi, dobbiamo sommare anche quel verde, che non è verde collettivo. Io a casa di Marta Marzotto, se Marta Marzotto non mi ci invita, non ci entro. Quello è verde privato. Il golf, o vado a giocare al golf, o non ci entro. È così. È inutile che dobbiamo nasconderci dietro alle cifre. Ebbene, però la cifra la voglio tirare fuori. Allora, se andiamo a vedere l'occupazione complessiva, il tasso, tra virgolette, di antropizzazione del progetto proposto, arriviamo a quasi il 70%, il 68,75%, se non ricordo male. Ed è un impatto di fruizione, se non vogliamo dire strettamente ambientale, è un impatto notevole. Allora, nel momento in cui io devo fare un discorso di ordine generale, la legge stessa mi propone un intervento per particolare, per eccezionale valutazione di ordine economico-sociale per tutto il territorio regionale, appunto la possibilità di accordo di programma nell'articolo 28 bis. Non è una legge qualsiasi, come qualcuno può pensare, è una legge provvedimento, una legge ad hoc, soltanto per approvare quel determinato intervento. E quindi la Corte Costituzionale, che non è formata da estremisti ecologisti, ci dice che questo tipo di leggi deve essere rientrare sempre in un principio di ragionevolezza, cioè l'impianto di tutela deve rimanere. E allora nel momento in cui io vado ad approvare un intervento di questo genere, le ricadute economiche, sociali, per tutta la collettività regionale, me le devo valutare molto bene. E le ricadute dove c'è, in un progetto dove ci sono 77% di volumetrie di seconde case, me le devo valutare ancora meglio, perché non mi pare un indicatore che mi porti verso un ampliamento della stagione turistica, che mi pare di aver capito essere uno degli obiettivi fondamentali della regione Sardegna. Allora, e qui concludo, è vero, 30 anni di Costa Smeralda hanno portato la Sardegna in giro per il mondo, però abbiamo visto anche che cosa è avvenuto negli ultimi anni. L'ha ripercorso con molta attenzione l'assessore Serrenti e ha fatto bene a ripercorrerlo. Noi adesso ci troviamo davanti ad una ipotesi di trasformazione territoriale notevolissima, 2.555.000 metri cubi su 2.405 ettari, seppur disseminati, però comportano un tasso di occupazione, di antropizzazione di quasi il 70%. Ebbene, allora io voglio sapere quali garanzie ci sono e non posso neanche immaginare che queste garanzie rimangano ferme per 25 o 30 anni. Abbiamo visto come nell'arco degli ultimi 12 mesi questo progetto, diciamo, ha cambiato, non voglio dire titolare, ma dominus, padrone della situazione già tre volte. Siamo passati da Lagacan all'ITT Sheraton, siamo adesso arrivati a questa Starwood, che ha fatto, altro che, ha fatto invidia a Ciampi e a Prodi, 27.000 miliardi si è acchiappato la Sheraton, beati loro. Ma questo mi fa capire che se in soli 12 mesi, per tre volte, cambia il dominus della situazione, in 25 anni, potenzialmente, quante volte può cambiare? Stiamo parlando di società per azioni, e le azioni possono cambiare padrone, ne abbiamo avuto la conferma. Di conseguenza, un tipo di intervento di questo genere o viene, diciamo,
diciamo così, non voglio dire ricondotto, mi sembra un termine un po' più brutale, mi sembra un termine troppo brutale, va comunque nella direzione degli interessi della collettività sarda, in termini di ampliamento della stagione turistica, in termini di rispetto soprattutto della normativa di salvaguardia che è una nostra assicurazione per il futuro, o altrimenti la Regione avrebbe fatto bene a dare una risposta chiara e precisa fin da subito. Questo è il progetto, questa è la proposta, la mia risposta è no, un monosillabo, perché ci sono degli interessi collettivi da salvaguardare, interessi fondamentali, interessi forse anche compromissori come abbiamo visto con la pianificazione territoriale, ma sono interessi appunto collettivi, non possono essere collegati automaticamente con gli interessi dell'imprenditore. Grazie.